Oggi riflettiamo a partire da questo. Eric J. Lead, Terra di Nessuno, esperienza bellica ed identità personale nel primo conflitto. Qua mi giro come ti piace. Un saggio degli anni Ottanta in cui riflessione sociologica, economica, ma anche psicologica e morale, l'individuo convergono per darci più ancora che una riflessione sul veterano di guerra nel primo conflitto, una riflessione in generale di che cosa significa per una società intera entrare in guerra. E ormai qualche video che noi torniamo sul tema dei veterani di guerra. L'abbiamo visto in modo laterale nei video sul cantautorato, la questione della guerra. Lo abbiamo visto riflettendo sulla serie TV Homeland, come uno dei temi principali che ha ispirato quell'opera d'arte di cinema. Perché, proviamo a dire due parole, perché mi preme così tanto la riflessione sul reduce? Perché a mio modo di vedere il reduce, questo anche secondo Lead stesso, che ovviamente si adegua alla mia opinione, secondo le lettere che ci scambiamo all'epoca, il reduce è colui che ha fatto esperienza della parte più brutale della nostra civiltà occidentale che sembra così evoluta, ma avendo fatto esperienza di questa brutalità, che è il vero significato della civiltà, lui parla del primo conflitto, insiste su questo, dice: non dimentichiamoci che guerra industriale è l'altro volto della produzione industriale, della produzione di massa, quindi società e guerra, guerra come vero volto della società. Ecco, il reduce, a mio modo di vedere, è un terreno molto fecondo per riflettere sul desiderio di palingenesi, di rinnovamento che si crea nelle democrazie occidentali ormai in crisi. Inoltre, questo è un tema che emerge nel dibattito contemporaneo in modo prepotente. Il recente caso dell'omicidio di Floyd negli Stati Uniti è un tema che ha analizzato al di là della sua mediatizzazione superficiale e di una riflessione banale, affonda le radici proprio nel fatto che gran parte degli agenti dei corpi di polizia sono ex militari. Che sono stati in zone di guerra e quindi persone che hanno un rapporto con la violenza molto particolare, soprattutto a detta degli uomini di sistema e dei conservatori, detengono un potere pericoloso. Ed è questo il motivo per cui molto velocemente dovrebbero essere reintegrati nella società. Questo. Ecco, dicevamo di questa potenza disgregatrice che ha il reduce perché sa, innanzitutto è detentore della forza, e in secondo luogo ha la capacità di muoversi in maniera militare, di davvero agire in maniera concreta per distruggere. Questo è ciò che ha imparato. E da questa sua esperienza liminare, dalla sua vita messa costantemente a repentaglio, spesso il reduce viene a maturare, come dicevamo un paio di minuti fa, l'idea della propria inutilità, l'idea della propria strumentalizzazione. Non posso a questo proposito non citare le prime due pellicole di Rambo, che affonda le radici ovviamente nelle mie passioni giovanili, ma che sono chiaramente identificative, più la prima ovviamente che si basa anche sul romanzo di Morrell, di questo problema. Da un lato il reduce che, tornato a casa, non viene reintegrato e quindi matura la rivolta, ma anche nel secondo film il reduce che viene strumentalizzato e rispedito nel Vietnam e che si sente inutile, c'è cioè un importante dialogo in cui si parla di questo nel film e che di nuovo matura la rivolta,
c'è una scena finale di distruzione nel film, ma soprattutto la fuga dal paese, e lui rimarrà nel Medio Oriente. Poi queste sono le vicende di John Rambo. Soprattutto è necessario, a mio parere, che noi ci interroghiamo sulla ambivalenza con cui il mondo civile guarda al militare. Una forte ambivalenza. Da un lato vede nel militare il timore del rinnovamento delle cose, ma dall'altro proietta e spera in lui a partire dalla propria paura di fossilizzazione, della paura di irrigidimento della società. E allora questo, ci suggerisce Lead, dà vita a una triplice immagine del veterano, che innanzitutto è camerata, è compagno, è fratello che porta lo stesso fardello, ma allo stesso tempo è un uomo comunitario, un uomo che detiene per questo motivo anche una superiorità politica, una superiorità di comprensione politica rispetto ai politici civili, perché ha servito lo Stato nel momento estremo, ma anche, ed importante, è un uomo violento, è un uomo capace della violenza. Non è un caso che sempre alla fine delle guerre si verifichino dei moti di ribellione sociale, perché quella capacità della violenza, quando il reduce viene restituito agli strati della società a cui appartiene ed è insoddisfatto, porta a un desiderio di cambiamento molto veemente. E quindi il reduce è uomo violento, abbiamo detto, e questo dice della radicalità della sua ribellione sociale. Pensiamo di nuovo al film di Rambo. Per un hamburger si mette a ferro e fuoco la città. La radicalità della sua ribellione. Dall'altro, il desiderio di continuare la avventurosità della vita precedente, della vita in guerra, della vita al fronte. Tornando a casa, dopo aver abitato nel fango, con la moglie che lo invita a mettersi le pantofole quando entra in casa, ecco, sente come un desiderio di nuovo di avventura, dell'esperienza estrema. Il tema della conservazione delle armi. Molti reduci conservano le armi. Di nuovo nel film di Rambo si apre tutto sul fatto che viene rinvenuto addosso a questo giovane ragazzo un coltello. Questo è l'inizio della... Ma soprattutto una volontà di rivalsa del reduce. Il reduce è furibondo con tutto ciò che rimane dietro il fronte. Il reduce è furibondo con chiunque non abbia partecipato alla guerra, con chiunque sia stato a casa ad arricchirsi, con chiunque sia stato al sicuro, con chiunque non abbia messo alla prova la propria virilità, con chiunque che lo abbia mandato alla morte.